San Giacomo ricorriamo fiduciosi, perché dal cielo continua a coprire con lo scudo della tua protezione noi tutti che ti eleggemmo nostro patrono. Tu che visibilmente apparisti combattendo contro i Mori e i Saraceni e rimettesti in fuga per sempre dalla Spagna, aiutaci a difendere e custodire sempre la fede ereditata dai nostri padri, perché illumini il nostro cammino, rafforzi le nostre debolezze, sollevi la nostra stanchezza. Fa che sappiamo trasmetterla alle future generazioni nel nostro pellegrinare verso la terra promessa, nella speranza di incontrare te nella luce sfolgorante del Dio Altissimo. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. San Giacomo, supplici a te, moriamo, celeste protettore, propizio ti invochiamo, tu ci soccorri ognuno, tu ci soccorri ognuno, sciogliamo giù rivi le voci del canto, alleluia e onore del nostro gran santo, a gloria e onore del nostro gran santo. Lo voglio concentrare su San Giacomo minore. No, non si adombra San Giacomo maggiore, anche perché, come più volte ho ripetuto, sono zio e nipote. San Giacomo minore era il fratello della madre di San Giacomo, perciò nipote e zio. Che la figura qui davanti a noi sia di San Giacomo minore lo si evince da due particolari. Innanzitutto il libro che porta e la sua lettera di San Giacomo maggiore, non abbiamo nessuno scritto. San Giacomo minore invece ha scritto una lettera che è contenuta nella Bibbia, e lì sul libro che c'ha tra le sue mani sono riportati alcuni versetti in latino che richiamano la lettera che lui ha scritto. Secondo particolare, vedete che ha un bastone tra le mani, bastone. Subì questo tipo di martirio, di condanna a morte, lo buttarono giù dall'alto del tempio, del muro che circondava il tempio di Gerusalemme, lo buttarono giù, e siccome arrivato giù non era ancora morto, lo finirono a colpi di bastone. Il bastone, segno del martirio. Quindi dobbiamo voler bene a San Giacomo minore, soprattutto per la sua bellissima lettera. Ecco, io vi consiglio, non stasera, ma nei prossimi giorni, prendete la Bibbia e leggete la lettera di San Giacomo minore. È brevissima, ma quanto mai in
interessato. Concluderò questo viaggio o concluderò questo affare, ma di sempre, se vuole Dio, farò tutto questo. Sulle nostre labbra corre questa espressione, se vuole Dio, se vuole Dio farò questo, farò quest'altro. È una frase di San Giacomo Minore. Poi c'è un'altra frase, ma non so se ci riguarda noi di Lauria. Il Signore ci ha dato questo organo chiuso in bocca che si chiama la lingua. Essa spesso è come una spada, che fa male quando viene usata male questa lingua. Essa può bene dire e male dire. Facciamone, fratelli carissimi, dice, un buon uso. Oltre ad essere una spada che può fare del male, il parlare a vanvera, il parlare come si dice a Lauria cessa, parlare così con superficialità e leggerezza, San Giacomo dice che la lingua è anche come un piccolo fuoco, se non viene circoscritto, questo piccolo fuoco è capace di bruciare una foresta intera, ed è vero. Non so se ci riguarda, noi di Lauria, che uso facciamo della nostra lingua? Leggiamo la lettera di San Giacomo. San Giacomo Minore prega per noi, San Giacomo Maggiore prega per noi. Procedamus in pace. In nomine Domini. Maggiore e minore. Thank you.
signor sindaco dell'amministrazione comunale, al consigliere regionale Marcello Pittella, alla Benemerita, Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Municipale, alla Protezione Civile, la Croce Rossa, a tutti voi che con tanta devozione avete compiuto questo omaggio di venerazione al Santo Patrono. Ringrazio i carissimi confratelli, anche carissimo Fran Vincenzo e Padre Nello che ci ha onorato nella sua presenza, la Scuola Cattolica, il Comitato, che merita veramente un applauso. Giacomo minore e di San Giacomo maggiore. Ho spiegato, zio